Tra le feste veneziane, quella dell'Ascensione, Sensa in linguaggio veneziano, è considerata la maggiore e la più originale per la profonda simbologia di cui è permeata. Lo sposalizio ad una città, unica nel suo genere, con il mare. Come istituzione, la Sensa risale al lontano 998, allorché la Dalmazia si rivolse al doge Pietro Orseolo II perché l'aiutasse contro i croati ed i pirati narentani. Proprio nel giorno della Sensa di quell'anno furono benedette le navi e la bandiera della città. L'impresa si risolse con una netta vittoria per i veneziani. Si stabilì allora che ogni anno, a ricordo di quel fatto, il doge seguisse il vescovo per la benedizione del mare. L'associazione civica Venezia Serenissima, nell'organizzare da alcuni anni la suggestiva rievocazione di questa antica vicenda, ha inteso arricchirne l'aspetto formale con significativi, concreti momenti di pubblico riconoscimento a cittadini ed enti distintisi per fedeltà al lavoro, impegno civile, contributo alla salvaguardia di Venezia. Il grande corteo acqueo, dopo l'imbarco delle più alte autorità civili e militari sul Bucintoro, la barca più prestigiosa, muove dal molo prospiciente il bacino di San Marco, seguito da Bissone, barche da parata, unità navali e mezzi da sbarco dei lagunari. Il colpo d'occhio è splendido e conferma quanto riferito dall'antica cronaca. Il Bucintoro, magnifico naviglio retto da tre ammiragli, custodito da capi maestri dell'arsenale e condotto da artieri dello stesso arsenale, stava già alla riva della piazzetta. Preceduto dal maestro di cerimonie e da canonici della Basilica di San Marco, vi entrava il doge, accompagnato dagli ambasciatori dei principi e seguito da vari magistrati. Alcune galee, alcune grosse barche dello Stato e un'infinità di gondole e di barchette di fogge diverse, piene di curiosi, seguivano il Bucintoro tra una doppia schiera di altri navigli. La cerimonia avrà il suo momento culminante nel getto dell'anello in mare e si concluderà nel tempio di San Nicolò del Lido con l'assegnazione del premio Stefanutti, giunto alla sua nona edizione ed istituito a riconoscimento dell'opera Pro Venezia di enti o nazioni. Il corteo acqueo continua a percorrere maestoso il tratto di laguna che unisce Venezia al mare e sul Bucintoro ci si prepara al momento più significativo della cerimonia. Correva l'anno 1177, allorché il Papa Alessandro III, conclusa la pace con Federico Barbarossa, donò al doge Sebastiano Ziani un anello benedetto e pronunciò le parole: «Ricevetelo impegno della sovranità che voi e i vostri successori avrete perpetuamente sul mare». Arrivato all'imboccatura del porto, il doge, gettando l'anello in mare, scandiva la frase «Desponsamus te mare, in signum veri perpetuique nostri domini». Ti sposiamo, mare, in segno di vero e perpetuo nostro dominio.
con altri protagonisti, con diverse motivazioni, gli stessi gesti di un tempo si ripropongono dinanzi al mare aperto. Sta per essere lanciata in mare una corona in onore ai caduti del mare di tutte le bandiere di tutte le marine. Essa è dedicata a coloro che non ebbero la gioia dell'ultimo approdo. Il mare ha accolto i loro corpi, il Dio le loro anime. In mare la corona. Professor Frosini, presidente dell'Associazione Civica Venezia Serenissima. La quale proprio alla fine di quest'anno compie 20 anni di vita e ha, secondo tutti, un grande merito, quello di aver fatto rivivere dopo oltre un secolo e mezzo di dimenticanza la prestigiosa festività dell'Ascensione in veneziano l'Assenza, e questo impegno, quello di salvaguardare, di far rinascere i momenti della cultura veneziana, è il massimo della nostra associazione. Il momento civile trova in quello religioso nuovi, profondi risvolti. Monsignor Volo, inviato del Patriarca di Venezia, ne sottolinea l'importanza, cogliendo in questa festa il senso di felice unione tra sacro e civile. In questo incontro, tipico delle tradizioni di Venezia, il semplice cittadino si trova accomunato con chi gestisce il potere, perché ancora una volta è il mare a facilitare l'incontro, il mare da cui è nata la vita, il mare su cui Venezia ha posto le basi del suo esistere. Dopo la messa sono stati consegnati attestati di benemerenza ad Angelo Scarpa, Gastone Scarpa, Giovanni Bognolo, marittimi in servizio da oltre 30 anni, e a tre gondolieri, Rodolfo Trois, Romeo De Gregori e Franco Tagliapietra. Quest'anno siamo lieti che il premio sia consegnato a una prestigiosa associazione veneziana, la quale ha contribuito e contribuisce in maniera determinante al recupero della venezianità con la sua azione. Intendo parlare della benemerita Associazione Nautica delle Assicurazioni Generali. Questo attestato viene consegnato personalmente dal professor Stefanotti al dottor Alessandro Paglia, magnifico veneziano di cuore, per la sua attività remiera. Ha portato la gondola a Londra. Sui significati di questa scelta, così si è espresso il professor Stefanotti. Il premio è dato per dare un significato alla Venezia di oggi. Venezia oggi ha molti problemi, soprattutto quelli del moto ondoso e dell'inquinamento della laguna e del restauro dei suoi monumenti. Ecco perché il premio
1984 è stato dato al circolo nautico delle assicurazioni generali perché protegge e dà veramente una spinta eccezionale alla voga, alla veneta, in modo da impedire l'uso dei motori ed ha restaurato quel magnifico squero, detto lo squero dei mendicanti vicino all'ospedale, che è sede di manifestazioni molto caratteristiche e soprattutto veneziane.